Ho deciso di fare questo video per fornire un aiuto pratico all'imprenditore che vuole acquisire o sta pensando di acquisire un'autovettura aziendale o per chi all'interno dell'azienda riveste il ruolo di tax manager, responsabile amministrativo o direttore delle risorse umane e che ha a che vedere con la gestione amministrativo-fiscale delle autovetture aziendali. In questo video parleremo di come funziona il sistema fiscale delle autovetture aziendali, che cosa si intende per autocarro e quali sono i casi in cui viene considerato dall'amministrazione finanziaria un falso autocarro. Faremo esempi sulla differenza tra veicoli aziendali non assegnati e veicoli assegnati. Faremo un'analisi sulle peculiarità dell'acquisto, del leasing o del noleggio. Vedremo i casi di utilizzo dell'automobile da parte degli amministratori, dei soci della società oppure dei liberi professionisti e degli agenti di commercio. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube, a lasciare un like e a condividere questo video con gli amici. Sono Carlo Alberto Micheli, avvocato, fiscalista, dottore, commercialista e fondatore di myaccounting.it, portale di riferimento per la contabilità di aziende e professionisti. La deducibilità dei costi auto è regolata dal testo unico delle imposte sul reddito all'articolo 164, che fa una primaria distinzione tra veicoli a deducibilità integrale e veicoli a deducibilità limitata. Articolo 164, lettera A nel primo caso, articolo 164, lettera B nel secondo caso. I veicoli utilizzati dalle imprese, primo caso, sono totalmente deducibili solamente nei casi espressamente indicati dalla norma. L'articolo 164,1 lettera A prevede la deducibilità integrale dei veicoli, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto usati esclusivamente come beni strumentali, ossia veicoli indispensabili per lo svolgimento dell'attività, senza i quali l'attività non è neppure configurabile. Ad esempio le autovetture delle imprese di autonoleggio e delle autoscuole. Sono integralmente deducibili anche i veicoli adibiti ad uso pubblico, ossia i veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuta da un atto proveniente dalla pubblica amministrazione, come ad esempio le autovetture utilizzate dai taxisti o dalle imprese che effettuano attività di noleggio con conducente. Sono poi deducibili anche le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli che non sono inseriti in questa lista a condizione che siano inerenti all'attività, come ad esempio gli autocarri. Sugli autocarri è importante stare attenti e sottolineare bene il concetto. Che cosa sono gli autocarri? Il codice della strada ci dà una definizione di autocarro. Gli autocarri sono i veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Non esistono delle regole precise a livello fiscale che ti dicono ti qualificano la deducibilità degli autocarri. Si riconosce l'integrale deducibilità purché e a condizione che siano inerenti all'attività di impresa. Però l'Agenzia delle Entrate, nella sua attività di contrasto all'evasione, ha coniato il termine di falso autocarro, ossia quelle situazioni in cui il contribuente, la società, acquista un'autovettura immatricolata autocarro, però in realtà non ne fa un uso inerente alla società. L'Agenzia delle Entrate in questa situazione lo qualifica come falso autocarro. L'autocarro è considerato dall'amministrazione finanziaria falso quando ricorrono tutte e quattro le condizioni indicate dall'agenzia stessa. Immatricolazione o reimmatricolazione come N1 autocarro, codice carrozzeria FO furgoni, numero posti a sedere maggiore o uguale a 4, potenza motore kilowatt, portate tonnellate maggiore o uguale a 180. Se viene considerato un falso autocarro perché non inerente all'attività di impresa, in questo caso vi è l'assimilazione alle autovetture, quindi viene considerata una percentuale di deducibilità propria delle autovetture di cui è l'articolo 164. Quelli di cui abbiamo parlato fino adesso sono i veicoli che possono essere dedotti, sono deducibili al 100%. L'articolo 164 lettera B e lettera B bis invece disciplina le condizioni di deducibilità limitata. Le regole di deducibilità limitata variano a condizione che il veicolo sia assegnato a un dipendente, ovvero un veicolo sia nella disponibilità nell'azienda ma non assegnato né a dipendente né ad amministratore. Nel caso, e parliamo adesso dei veicoli non assegnati, le regole fiscali sono molto penalizzanti perché si è soggetti ad un doppio limite.
Il costo di acquisizione è infatti deducibile solo al 20% ed inoltre è soggetto ad un limite, ad un tetto, ad un limite massimo fiscalmente riconosciuto. Nel secondo caso, invece, veicoli assegnati ai dipendenti, la percentuale di deducibilità sale fino al 70% e non vi è un tetto massimo fiscalmente riconosciuto. Anche le spese di impiego, carburante, pedaggi autostradali, assicurazione, eccetera, sono deducibili al 20% per quanto riguarda i veicoli non assegnati e salgono di deducibilità al 70% per quanto riguarda i veicoli assegnati. Quindi costo di acquisizione e spese di impiego hanno la stessa deducibilità a seconda se il veicolo è assegnato o non assegnato. Il veicolo non assegnato è deducibile massimo per il 20% del costo di acquisizione con un tetto massimo di acquisizione pari a 18.075,99. Se il costo di acquisizione, e vedremo anche come si calcola, è superiore, io potrò dedurre massimo il 20% di 18.075,99. Questo è il concetto. Limite del 20% che, come ho detto, si applica sia al costo di acquisizione sia alle spese di impiego. Ovviamente il costo di acquisizione varia a seconda che l'acquisizione avvenga mediante acquisto diretto, leasing o noleggio. Anche questo lo approfondiremo. Cominciamo quindi con gli esempi. Ipotizziamo un acquisto, detenzione quindi in proprietà. Qualora l'impresa detenga veicoli a titolo di proprietà, come ho detto, si applicano due limiti: il limite percentuale di deducibilità del 20% e il limite sul costo d'acquisto, che varia a seconda del tipo di veicolo ed è pari a 18.075,99 per le autovetture e le autocaravan, 4.131,66 per i motocicli, 2.065,83 per i cicli motori. Facciamo un esempio. Si ipotizzi di acquistare un'autovettura al costo di 10.000 euro più 2.200 euro di IVA, per un totale di 12.200. Il costo rilevante per la verifica del limite fiscale dei 18.075,99 è il costo di acquisto, 10.000, all'ordo dell'IVA, indetraibile. 60% per 2.200 uguale 1.320. Quindi 10.000 più 1.320, costo di acquisto pari a 11.320. In questo caso il limite dei 18.000 è rispettato perché 11.320 è inferiore, l'impresa potrà dedurre complessivamente il 20% di 11.320, ossia 2.264. Capisci quindi come è fortemente penalizzante la deducibilità in questo caso. Vediamo ancora peggio l'esempio quando il costo di acquisizione è superiore ai 18.075,99. Ipotizziamo che l'autovettura costi appunto 40.000 euro più 8.800 euro di IVA per un totale di 48.800 euro. Il costo rilevante per la verifica del limite fiscale, 40.000, più il 60% di 8.800, che è la percentuale di IVA indetraibile, queste sono le formule che vanno utilizzate, uguale 45.280. Questo importo è ovviamente superiore ai 18.075. L'impresa quindi complessivamente potrà dedurre soltanto il 20% di 18.075. Quindi su un'autovettura da quasi 50.000 euro io deduco 3.615. E poi un altro aspetto: siccome un bene strumentale ed è soggetto all'ammortamento e generalmente l'ammortamento delle autovetture è del 25%, potrò dedurre questo costo in 4 anni. Ok? Si parla quindi di cifre intorno alle 400-500 euro l'anno. Nell'ipotesi di leasing, invece, il secondo caso, la situazione cambia leggermente. Qualora l'impresa acquisisca il bene strumentale autovettura attraverso un contratto di leasing, potrà dedurre i canoni di leasing con le stesse percentuali di quell'articolo 164, in funzione quindi se è stato assegnato o non assegnato. E, ahimè, il limite del 20% e il tetto massimo del costo di acquisizione si applicano anche in caso di acquisto a leasing, con le stesse percentuali che riguardano l'autovettura, il motociclo o il ciclomotore, come abbiamo visto nei casi di acquisto. Per quanto riguarda il leasing, c'è una componente di costo in più, che sono gli interessi passivi sui canoni, che sono soggetti alle regole di deducibilità proprie dell'articolo 96 del TUIR e non sono deducibili ai fini IRAP. Quindi anche qui la convenienza non è altissima. Per quanto riguarda il noleggio, invece, nel noleggio c'è una componente
forse un leggermente più conveniente. Valgono sempre i limiti di cui all'articolo 164 per quanto riguarda la deducibilità al 20% e il tetto massimo nei casi di veicoli non assegnati. Però il limite sul canone di noleggio è un limite che va calcolato su base annua, quindi se il noleggio è avvenuto per una parte inferiore dell'anno dobbiamo rimodulare, ok? Quindi attenzione, questo significa che se posso dedurre massimo 3.000 euro in un anno, se io il noleggio l'ho iniziato a giugno potrò dedurre massimo 1.500 in quell'anno, va rimodulato, quindi attenzione a queste cose, poi a questo ci pensiamo sempre noi commercialisti. Facciamo un piccolo recap sul noleggio: limite percentuale del 20%, limite sul canone di noleggio che varia a seconda del tipo di veicolo ed è pari a 3.615,20 per autovetture e autocaravan, 774,69 per motocicli, 413,17 per i ciclomotori. Rispetto al leasing e rispetto all'acquisto diretto, qui stiamo lavorando e stiamo ragionando su base annua, ragguagliata ovviamente giorni di noleggio. Attenzione, però, avevo detto che poteva esserci una componente di guadagno, perché il noleggio spesso è full service, ossia c'è una quota di noleggio pure, ma anche una quota per le spese di gestione, manutenzione, assicurazione, eccetera. Queste spese sono deducibili senza alcun tetto. Quindi c'è il tetto nella parte pura, cioè non c'è il tetto massimo fiscalmente riconosciuto per le spese di gestione, purché in fattura siano indicate separatamente. Questa è la condizione. Facciamo anche qui un esempio. Ipotizzando quindi di aver acquisito mediante contratto di noleggio un'autovettura aziendale, i costi saranno i seguenti: canone annuo di noleggio 7.000 euro, spese di gestione 4.000 euro. Poiché il canone di noleggio è superiore al limite annuo fiscalmente riconosciuto, che era 3.615,20, sarà possibile dedurre un importo pari al 20% di 3.615. Canone di noleggio deducibile 20% per 3.615, uguale a 723. Le spese di gestione invece sono deducibili tutte al 20% senza l'applicazione di alcun limite, purché siano evidenziate in fattura separatamente. Altrimenti, se non sono indicate separatamente, concorreranno queste spese di gestione al raggiungimento del limite di spesa fiscalmente riconosciuto. Vedi quindi come in tutte queste situazioni siamo sempre intorno a quella percentuale fortemente penalizzante del 20%. Come avevo detto prima, però, questa percentuale sale qualora l'auto sia assegnata ad esempio ai dipendenti. In questo caso la percentuale di deducibilità sale al 70% e non esiste un limite al costo di acquisizione del veicolo. Questo altro punto molto fondamentale. Il limite del 70% si applica sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione, acquisto, leasing o noleggio, sia alle spese di impiego, carburante, assicurazione, eccetera, e indipendentemente dal valore del benefit. Proviamo a fare anche in questo caso un esempio. Consideriamo di aver acquistato un'autovettura nel 2020 e l'abbiamo assegnata in uso promiscuo al dipendente. Costo di acquisto, quota di ammortamento, 5.000 euro, compresa l'IVA indetraibile. Costi di impiego, carburante, assicurazione, eccetera, 3.000. Costo complessivo, 8.000. Benefit tassato in capo al dipendente, 1.200, ma questo non lo vediamo e lo vedremo in un contenuto separato. Costo complessivamente deducibile, 70% di 8.000, quindi in questo caso 5.600. Però attenzione, ci sono delle condizioni affinché si possa applicare questa maggiore deducibilità. Sono due le condizioni. L'autovettura deve essere assegnata in uso promiscuo al dipendente, quindi non solo per esigenze lavorative, e deve essere provata con idonea documentazione. E due, deve essere assegnata al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta. Non posso assegnarla al dipendente due mesi, no, per la maggior parte del periodo d'imposta è in uso promiscuo. La differenza quindi tra il primo caso non assegnata e il secondo caso assegnata al dipendente fa salire la quota di deducibilità dal 20% al 70%, sia per i costi di acquisizione che per le spese di gestione. Vediamo adesso il caso del veicolo assegnato all'amministratore, magari all'amministratore di SRL. Non è applicabile il regime di deducibilità previsto per i dipendenti, nonostante che il trattamento fiscale invece del fringe benefit, che è quello che pagherà poi quale compenso in natura l'amministratore, invece sia lo stesso. In questo caso
L'impresa deduce al 100% le spese relative all'autoveicolo fino a concorrenza del fringe benefit, che concorre a formare reddito dell'amministratore. Deduce le spese eccedenti il benefit secondo le regole generali previste dall'articolo 164 per le auto aziendali, ossia applicando il limite percentuale del 20% e quello sul costo di acquisizione. In questo caso, quindi, è un po' più conveniente dell'auto non assegnata, ma meno conveniente dell'auto assegnata al dipendente. È una via di mezzo. Proviamo a chiarire con un esempio. Ipotizziamo di assegnare un'autovettura in uso promiscuo all'amministratore, un'autovettura acquisita mediante un noleggio. Canone di noleggio annuo 3.000, compresa l'IVA indetraibile, costi di impiego 3.000, costo complessivo 6.000, benefit annuo tassato in capo all'amministratore 1.200. L'impresa potrà dedurre il benefit di 1.200 come costo di prestazione di lavoro e l'eccedenza delle spese sul benefit al 20%, quindi 1.200 più il 20% di 6.000 meno 1.200, per un totale di 2.160. Questo 1.200, quindi come si calcola il benefit, c'è una formulina per il calcolo del benefit. Il benefit auto viene calcolato applicando ai costi ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, una percentuale che varia in base alla quantità di CO2 emessa dal veicolo. Sostanzialmente, più il veicolo inquina, questo è così dalla legge di bilancio, meno quota di deducibilità si ha. Si prende l'autovettura che abbiamo, moltiplichiamo 15.000 per il valore, per quel coefficiente che ti danno le tabelle ACI, e troviamo la quota di fringe benefit tassata in capo all'amministratore. In questo caso, manca al dipendente, in questo caso è totalmente deducibile dall'impresa la parte eccedente del costo di noleggio, invece al 20%. Nell'ultimo caso, veicolo assegnato ai soci, in questo caso è come se l'auto non fosse assegnata, le regole sono quelle della deducibilità al 20%, limite al costo di acquisizione, componente IVA scaricabile come sempre, massimo al 40%. Ho preparato una tabella riepilogativa che vediamo insieme, così da rifare un recap di tutto quello che ci siamo detti prima di concludere con le regole che riguardano invece i liberi professionisti e gli agenti di commercio. Dalla tabella si capisce quindi e si differenzia l'utilizzo dell'auto, la deduzione del costo d'acquisto, la deduzione dei canoni di leasing, la deduzione dei canoni di noleggio. In questo caso vediamo come si deduce al 100% solamente nei casi di autovetture usate come beni strumentali o adibite ad uso pubblico. Si va invece al 20% con tetto nelle autovetture non usate esclusivamente come beni strumentali e neanche assegnate. Si sale con la deducibilità al 70% in caso di autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti. Autovettura invece assegnata in uso promiscuo all'amministratore 100% fino a concorrenza del fringe benefit, che comunque è tassato in capo all'amministratore, e 20% sulle eccedenze. Questo vale sia per costo di acquisto che per canoni di leasing che per canoni di noleggio. Le autovetture invece assegnate ai soci puri, ossia quei soci che non siano dipendenti, amministratori o professionisti, anche qui 20% di deducibilità con il tetto di spesa fino a 18.000. Andiamo a vedere infine le regole di tassazione per le autovetture utilizzate dai liberi professionisti e dagli agenti di commercio. I lavoratori autonomi deducono le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli, autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, applicando gli stessi limiti di deducibilità previsti per le imprese. Quindi 20%, limite percentuale di deducibilità, limite sul costo di acquisizione del veicolo, limitatamente però solo a un veicolo. Se la professione è esercitata in forma associata, è ammessa alla deduzione un veicolo per ogni socio o per ogni associato. Passiamo adesso agli agenti di commercio. Limite percentuale di deducibilità che sale fino all'80% anziché al 20% e limite sul costo di acquisizione leasing dell'autovettura e dell'autocaravan che è pari a 25.822,84 anziché i canonici 18.075. Per quanto riguarda invece il noleggio annuo, pari a 5.164,57 anziché 3.615,20. Per quanto riguarda invece motocicli e ciclomotori, sono uguali a quelli previsti per le imprese e liberi professionisti.
Ho cercato in questo video di fare una panoramica complessiva delle regole che disciplinano la fiscalità delle auto aziendali. Se vuoi ricevere maggiori informazioni, in descrizione al video ti lascio tutti i link utili per entrare in contatto con me. Se non l'hai già fatto, questo è il momento di iscriverti al mio canale, lasciare un like e un commento, anche un semplice ringraziamento, per poter continuare insieme a produrre ulteriori e nuovi contenuti. Grazie mille per essere stato qui con me e ci vediamo al prossimo video.